La zona IRSAP, che era la vecchia zona ASI, in questo momento si trova senza acqua da almeno 5 giorni, quindi ci sono tutti questi capannoni che stanno soffrendo in qualche modo questa mancanza d'acqua. Tra l'altro ci sono aziende che con l'acqua ci vivono perché fa parte appunto del loro commercio, per cui adesso sentiamo per capire come sta funzionando questa situazione. Avete chiamato qualcuno per l'emergenza? So che l'IRSAP è a conoscenza di questo, sta provvedendo, però i tempi mi sa che sono più lunghi. Noi costruiamo, progettiamo impianti per il trattamento delle acque. Quindi diventa un bene primario per quanto riguarda voi. Senza acqua non sappiamo cosa trattare. Dall'IRSAP ho chiesto delle giustificazioni come mai non ci fosse acqua e sono stato rimbalzato all'AMAM. Ho chiamato l'AMAM e sono stato rimbalzato all'IRSAP. Allora a un certo punto la situazione è diventata insostenibile perché nel frattempo passavano i giorni, oggi è giovedì e io mi trovo a non poter garantire le condizioni igienico-sanitarie per i miei dipendenti. E quindi di conseguenza li ho dovuti lasciare a casa.